Marco Danieli, regista, la sua opera prima, che quindi è stato scoperto dal Festival di Venezia. In realtà, dopo Venezia, ne parlavamo poco fa con Maria, sono quasi 90 i festival che ha cavalcato il film La ragazza del mondo, tra l'Italia e l'estero, più di 30 i premi vinti, Davide Donatello come regista esordiente. E, insomma, è stato un anno e mezzo pieno di cose, insomma. E, intanto ti passo subito la parola. Non hai avuto modo di presentarlo al pubblico, di dire quelle poche parole introduttive, e intanto ti passo la parola per un saluto. Buonasera. Sì, è stato un film fortunato dal punto di vista festivaliero, ovviamente tutto, come dire, al di sopra delle nostre aspettative più rosee. E siamo partiti dalla giornata degli autori, dove tra l'altro abbiamo ricevuto il premio Brian, e le giornate degli autori, che sono una sezione secondo me che era giusta per il film, perché era, come dire, proporzionata al film. Infatti abbiamo avuto la giusta attenzione e da lì poi abbiamo cominciato questo percorso festivaliero italiano e internazionale, anche perché altri festival erano presenti, ho scoperto dopo, mandavano i loro, diciamo, talent scout lì a Venezia. E quindi adesso sto cercando di uscire dal tunnel dei festival, perché ormai è passato tantissimo tempo e gli ho dedicato anche tantissimo tempo, a distanza ormai di un anno e qualche mese ancora il film viene richiesto. Poi c'è tutta la questione delle distribuzioni anche internazionali. Facevo vedere a lui prima la locandina della coreana del film, perché il film uscirà in Corea a Natale, e devo ringraziare il festival coreano dove sono stato, che ha dato un po' il via. Insomma, a questo servono anche i festival, a far vedere i film ai distributori locali a volte. E niente, di solito quando le poche parole che dico prima del film è che il film è ispirato a una storia vera di una mia amica. Io stavo cercando la mia storia d'esordio, che ho scritto insieme a un altro sceneggiatore. Avevamo in realtà scritto già un copione che avevamo in sviluppo da un produttore, e poi un'amica comune ci ha raccontato la sua storia, una storia personale, ovviamente di quando era adolescente. Adesso questa è una donna che avrà 40 anni adesso, ed è da 20 anni lontana dalla congregazione, dalla sua congregazione, però ci ha raccontato questo vissuto, e noi questa storia ci ha folgorato e siamo partiti. Poi dopo abbiamo fatto un lungo lavoro di documentazione, siamo andati, abbiamo frequentato sale del Regno, abbiamo intervistato testimoni, ex testimoni, però diciamo tutto è partito da lei, e lei ha un vissuto analogo, cioè una ragazza che torna a 18 anni, una ragazza testimone di Geova che torna a 18 anni, si è innamorata di un cattivo ragazzo, un bad boy più grande di lei, che faceva pure cose, tipo aveva dei trascorsi, non aveva dei trascorsi criminali veri e propri come nel film, ma comunque era uno che un piccolo spacciatore di paese, e poi quindi lei ha lasciato i testimoni, è scappata con lui, e poi dopo ha scoperto che rischiava di passare da una dipendenza a un'altra, e quindi poi ha dovuto pure emanciparsi da questo ragazzo. Non ha mai spacciato cocaina porta a porta, è un'invenzione nostra, così come è un'invenzione tutto il film, nel senso che al di là della trama, poi lei non ha partecipato alla scrittura, ogni scena è inventata, però lei è stato un po' il nutrimento, no? Del nostro lavoro, diciamo, drammaturgico. Ma io intanto sono molto contenta che ci sia stato tutto questo riconoscimento del film 90 volte, diciamo così, eccetera, ma sono particolarmente fiera che il primo riconoscimento sia stato quello del Mar. E poi avrei moltissime curiosità e moltissime domande. Dico intanto una prima cosa, cioè che mi piace il film e mi piace particolarmente anche il genere a cui
appartiene in qualche modo, secondo me, a cui appartiene, e cioè il genere di formazione, no? Cioè questo fatto, si dice romanzo di formazione in genere, ma ci sono anche film di formazione, cioè queste vicende che riguardano proprio la crescita, il passaggio all'età adulta di una persona, adolescente, eccetera, eccetera. Mi piace particolarmente, ripeto, un po' perché mi piace il genere, un po' perché ritengo che questo periodo di passaggio sia un periodo di enorme importanza e creatività anche per le persone, quindi mi piace che venga valorizzato. E poi così, dal punto di vista del mio impegno nell'ambito dell'ateismo, dell'UAR, eccetera, devo dire che ho sempre un pochino pensato che quella che si chiama con un termine così un po' colto, apostasia, cioè l'abbandono di una religione, faccia parte della formazione in qualche modo, cioè faccia parte anche del diventare adulti, cioè dall'emanciparsi, dal subire le decisioni altrui anziché prendere le proprie. Ecco, la cosa che a me piace di questo film è proprio questo imparare a prendere le decisioni che questa ragazza impara due volte, cioè prima nel senso di emanciparsi appunto dalla congregazione, poi dall'emanciparsi anche da questo ragazzo che è stato lo stimolo a emanciparsene, e quindi poi decidere di continuare gli studi, di andare a vivere. Insomma, mi pare una bella tematica, quindi ti chiedo innanzitutto se per voi è stato importante approfondire questa cosa. Poi l'altra cosa che mi incuriosisce molto è proprio il tipo di approfondimento, di studio che avete fatto su questo argomento, e mi incuriosisce anche che tipo di accoglienza avete avuto da parte di queste congregazioni che penso siate andati, che hai detto tu stesso, siete andati a intervistare, se c'è stata disponibilità, ostilità. Mi fermo qui però. Allora, giustissimo, diciamo, la domanda, ma l'osservazione, la riflessione sulla questione del romanzo di formazione, perché in realtà è proprio, io parlo sempre al plurale perché ho un, come dire, siamo una coppia creativa, io e il mio sceneggiatore, dai banchi del centro sperimentale che abbiamo frequentato, io e la regia, lui in sceneggiatore, abbiamo scritto tutto insieme, per cui abbiamo un po', come dire, alimentato la nostra creatività insieme, e i temi dell'identità ricorrono, e quindi questa storia ci ha probabilmente colpito e conquistato proprio per questa ragione. E prima della religione, diciamo, no? Prima della religione è un tema legato all'identità, che poi è ovviamente, come dire, questa ragazza vive in Italia in un contesto culturale fortissimo, è stata una grande occasione, diciamo, drammaturgica. Sono pochi contesti, ormai viviamo in un'epoca di grande, noi diciamo, relativismo culturale, no? In cui tutto è possibile. Le generazioni si sono un po' appiattite, nel senso che spesso i figli fanno quello che fanno i genitori, invece i testimoni di Geova ti offrono così un contesto drammatico dove ci sono conflitti che sembrano quasi quelli di una volta. E niente, per quello che riguarda la documentazione, sì, abbiamo frequentato una sala del regno, siamo stati incredibilmente accolti in maniera molto positiva, ma in realtà, come dire, sono estremamente inclusivi i testimoni di Geova, come penso tutti, diciamo, i movimenti religiosi radicali, cioè, cercano di far proseliti, quindi in qualche modo sì, loro avevano, in realtà non erano, questo abbiamo scoperto dopo, non erano tanto interessati. Bisogna anche dire una cosa, che noi quando ci siamo presentati non abbiamo detto che stavamo per realizzare un film di finzione, perché eravamo ancora molto lontani dalla produzione del film, perché ancora non c'era proprio l'assetto produttivo per farlo, e dal momento che volevamo documentarci ho detto: già che ci siamo, facciamo un documentario, proviamo a fare un documentario, cioè sfruttiamo questo momento di documentazione che comunque è necessario, e magari giriamo anche qualcosa.
Per cui abbiamo chiesto se abbiamo detto che volevamo fare un documentario sulle testimoni di Geova e loro sono stati super tranquilli, super sereni. E questa cosa ci ha sorpreso. E poi, dopo qualche volta che frequentavamo questa congregazione, abbiamo capito che in realtà loro erano molto interessati più che al documentario, a me e al mio sceneggiatore come eventuali proseliti. Cioè, un giorno è scattato proprio un blitz, nel senso che alla fine di una adunanza, di queste lunghe adunanze, che è stato molto utile per noi, tra l'altro, non abbiamo scoperto niente di eclatante perché eravamo già documentati, già c'eravamo parecchio, avevamo studiato, quindi non è che ho visto qualcosa di eclatante, però ai fini cinematografici assistere ad alcune cose, tipo ho assistito per esempio a una simulazione analoga a quella che c'era all'inizio del film. Le donne fanno queste scenette riproducono una conversazione che dovrebbero aver avuto in casa. Ma è tutta, ci sono su tutti, no, sono delle scenette che servono a di solito a come dire, a spiegare delle tecniche di proselitismo, no? Che ne so, io per esempio ne ho vista una. No, quella che ho messo era educativa, diciamo, come finalità, c'è anche quell'aspetto lì, però per esempio quella che ho visto io era, c'era una testimone di Geova che faceva la testimone di Geova, c'era un'altra testimone di Geova ovviamente che faceva la cattolica, ed era fumatrice. I testimoni di Geova, per loro il fumo è nemico, non puoi essere testimone di Geova se sei tabagista, e quindi c'era questo dialogo in cui c'era la cattolica, diciamo, che era interessata a entrare nel movimento dei testimoni di Geova, però era fumatrice, e c'era questo dialogo, no, che in cui, come dire, quell'altra gli spiegava che questa cosa non era possibile, eccetera, eccetera, e l'importanza del motivo per cui poi, perché c'è tutto il discorso sul corpo, no, che quindi fumare vuol dire il corpo è sacro, non è tuo, diciamo, quindi quindi lo offendi, e per loro è una cosa molto grave. Però diciamo, ecco, non abbiamo scoperto chissà che, però abbiamo assistito a delle cose interessanti, abbiamo assistito a dei sermoni abbastanza violenti in maniera allegorica nei confronti del mondo, cioè tutta questa tematica del mondo, quindi siamo in guerra col mondo. Io ho assistito a un anziano che faceva questo discorso, e al fatto che noi siamo un esercito che dobbiamo combattere mondo, eccetera eccetera, quindi ci siamo ispirati anche a queste cose qua. Poi in realtà abbiamo fatto un sacco di interviste private, cioè andando a casa di testimoni e ex testimoni, e ovviamente dove poi magari la gente si sbottona di più che dentro una sala del regno, e poi c'è in realtà uno strumento utilissimo per conoscerli, è il loro sito, perché loro hanno un sito incredibile, che è ricchissimo, che è un sito tradotto in tutte le lingue del mondo, dallo swahili al rumeno, qualunque cosa, tu basta che schiacci, è un sito veramente dove c'è tutto, ci sono tutti i loro articoli, ci sono i podcast, ci sono i loro cartoni animati, ci sono tutti, e quindi da lì, insomma, come dire, lo guarda, lo studia, capisce tanto. Ed è tutto esplicito, è tutto a portata di tutti. E chiaramente mi ricollego alla domanda di Maria sul discorso di ricerca e di valutazione di un mondo che vi era distante e che andavate a scoprire. Dall'altra parte, però, tu prima dicevi c'è qualcosa che abbiamo dovuto rendere in maniera molto cinematografica, e secondo me una delle cose più interessanti è il comitato giudiziario, a parte uno straordinario Pippo Del Buono. Sembra a un certo punto una sorta di santa inquisizione, con domande molto morbose che scavano in un privato che, ecco, non conoscendo quel mondo, ti dico, è una mera invenzione cinematografica? Avete voluto accelerare, mettere la quinta perché chiaramente così rende, oppure, ecco, siete entrati in contatto con quel tipo di realtà perché è oggettivamente una cosa più forte del... No, quella è una delle scene. Allora, l'abbiamo scritta noi,
cioè, sapevamo un po' come avvenivano questi comitati giudiziari, che avvengono sia ovviamente nei confronti delle donne che degli uomini, ma nel caso delle donne sono più forti perché ti trovi di fronte una, come dire, soltanto degli uomini a partire da domani, i giudici sono solo maschi. E tra l'altro tutto è aggravato dalla mancanza di distanza che c'è tra la persona, tra l'imputato e la corte, perché la corte non sono dei giudici, sono persone con cui sono i tuoi amici, sono il padre del tuo amico, ma sono, insomma, non dico i parenti, ma sono, perché non esiste un clero, quindi gli anziani sono semplicemente delle persone della comunità che hanno un ruolo di guida. E quindi ancora più parlare di sesso, essere interrogati su temi sessuali per una ragazza di fronte a persone con cui hai fatto il barbecue, no, la domenica precedente, è particolarmente imbarazzante e violenta come cosa. E no, noi l'abbiamo, ovviamente abbiamo raccolto delle testimonianze, poi abbiamo scritto la scena e poi l'abbiamo fatta leggere, perché sapevamo che era una scena molto delicata, l'abbiamo fatta leggere a più persone, tra l'altro in particolare a più donne che abbiamo provato, che avevano ricevuto un comitato giudiziario su temi sessuali, e tutte ce l'hanno approvata questa scena. Infatti, per esempio, quando poi ho fatto vedere il film alla persona a cui mi sono ispirato, lei quando ha visto il film ha detto: ah, il film è molto realistico. Durante la scena del comitato giudiziario mi sono molto coinvolta, così, perché somiglia, insomma, a quello che ho vissuto io, però ci ha tenuto a dire: però il mio è stato peggio. Effettivamente noi ci siamo resi conto che a volte dovevamo levare, perché il rischio, per esempio, la cosa a cui non eravamo interessati noi era una immediata ridicolizzazione di un contesto religioso come quello lì, e ci sono delle cose che per una persona laica sono inaccettabili e quindi risultano subito, perché abbiamo dovuto dosare in qualche modo la realtà. A volte, esatto, cioè a volte risulta troppo. Noi non volevamo subito che si crede che lo spettatore, no, fa un film troppo ideologico, perché uno dice subito: ah, che cretini questi qua. Cioè, a volte effettivamente ci sono delle cose che fuori contesto sembrano assurde, ovviamente, a un pubblico laico, che probabilmente è il pubblico che guarderà il mio film poi, perché parliamoci chiaro, faccio un film che poi girerà nei circuiti di sé, chi sarà il mio pubblico, grosso modo. Poi il mio film è andato anche nei circuiti parrocchiali, sono stato a presentarlo anche qua in certi cinema, così, però lì secondo me anche perché c'era in qualche modo la possibilità di essere strumentalizzati dalla Chiesa Cattolica, dal momento che sono in totale opposizione ai Testimoni di Geova. Infatti quando ho ricevuto il premio del LUAR, sono stato anche intervistato contestualmente da Famiglia Cristiana, per esempio, che mi ha molto ben recensito, e scatenando tra l'altro proprio delle diatribe ferocissime tra testimoni di Geova e cattolici sul web, perché poi l'hanno pubblicato sul web e ci hanno scritto di tutto. È stato... Sì, perché ovviamente sono in competizione, spesso i cattolici diventano testimoni di Geova, insomma è raro che uno che è ateo diventa testimoni di Geova. Da questo punto di vista non mi stupisco, cioè avresti anche potuto vincere il premio, che non mi ricordo come si chiama. Sì, quello di Unis. Cioè gli entrambi, perché a volte succede. È successo due volte. Secondo me succede anche per una ragione, se vogliamo, molto banale, cioè che sia noi che loro siamo alla ricerca di un film che parli in qualche modo di religione, ce ne sono pochissimi, quindi magari è soltanto questa ragione molto banale, però è successo.
successo anche questo, sarebbe potuto succedere, perché capisco questa cosa della competizione. Ma a parte questo, volevo... capisco anche molto bene e trovo che da questo punto di vista il film sia stato molto equilibrato in questo understatement, diciamo così, praticato su, appunto, su queste pratiche che sicuramente sono anche più invasive di quello che voi avete rappresentato e che avete tenuto un po' sotto, sottotono per i motivi che dicevi. Ecco, però un motivo particolare di invasività, che viene molto sottolineato nel film è quello che un testimone di Geova, diciamo così, ha una doppia coazione, cioè quella dell'organizzazione vera e propria, della congregazione, delle, dei suoi riti, delle sue riunioni, eccetera, eccetera, dei suoi piccoli tribunali, e contemporaneamente una fortissima coazione familiare, no? In genere non è che c'è uno che per conto suo è testimone di Geova, tutto il resto della famiglia ha altre idee, vanno proprio un pochino a nuclei familiari, e una cosa che mostrava proprio all'inizio il film è come ci sia una specie di educazione, di addestramento. Allora tu dici che spesso appunto queste cose, queste scenette che fanno sono per far imparare come fare propaganda, però queste educative fanno impressione perché fanno, appunto, diciamo, beh, ora gli insegnano anche come fare in famiglia a fare la cosa convincente per convincere a non proseguire gli studi o a quello che è. Ecco, questa doppia equazione mi ha colpito parecchio. Ma diciamo che la cosa evidente è che rispetto a una famiglia italiana, diciamo in una famiglia italiana media, diciamo, non occidentale, non parliamo di italiana, l'autorità è genitoriale, no? Quindi diciamo il bambino viene, se c'è qualcuno che ti deve giudicare o che ti deve sanzionare, sono i tuoi genitori, no? Una volta era il padre, no? O diciamo che adesso sono padre e madre, e invece tra i testimoni di Geova c'è, si fa riferimento a un altro, cioè lo spauracchio è io parlo con gli anziani, cioè parliamo con gli anziani, quindi c'è quest'altra autorità. Questa cosa me ne sono accorto quando ero bambino, in realtà, perché avevo, non è questo il motivo per cui ho fatto il film, però avevo un amico testimone di Geova quando facevo la quinta elementare, e un giorno lui ha fatto una marachella, diciamo, e lui non era ancora battezzato, era troppo piccolo, e mi ricordo che ho sentito il padre che urlava e gli diceva adesso lo diremo agli anziani, no, no? Quindi io ho detto gli anziani, mentre, come dire, nella mia famiglia finiva tutto con mio padre, eventualmente mi menava, diciamo il rischio era quello, invece lì c'era quest'altro tribunale, e sì, quindi diciamo che le due cose vanno insieme. Anche rispetto alla composizione delle famiglie bisogna dire che succede di tutto in realtà, nel senso che esistono per esempio delle famiglie in cui un coniuge è testimone di Geova e l'altro coniuge no, perché se per esempio la famiglia della persona a cui mi sono ispirato in realtà è così. Noi l'abbiamo fatta tutta geovista la famiglia, ma in realtà la famiglia di questa ragazza non era così, era più strana. Era la madre era diventata testimone di Geova e il padre era rimasto cattolico non praticante praticamente. Questo è possibile, cioè non è che dicono, non è che se tu diventi testimone di Geova devi divorziare immediatamente, anche perché l'obiettivo è quello poi piano piano di convertire gli altri. E di solito ci riescono. Io per esempio ho conosciuto nella Sala del Regno una persona anziana, un uomo che mi diceva che ha cominciato mia moglie tipo 10-15 anni fa, io non volevo sapere, poi è diventato testimone mia figlia, eccetera, eccetera, poi finalmente sono diventato testimone pure io da poco. E quindi esistono vari scenari. Proviamo a cedere esatto la parola al pubblico per qualche domanda o curiosità sul film. Sì. Sì, è un
pura curiosità, una mi è sorta poco fa perché la storia del Blitz poi non l'ha continuata, se può finire del Blitz, quell'episodio in cui i testimoni che stavano, se la può finire quella. Sì, no, perché... E poi no, un'altra curiosità è se dopo diciamo, l'uscita del film, quali sono state, se avete avuto delle reazioni dei testimoni di Geova, dopo. No, il Blitz è che un giorno dopo un'adunanza, le adunanze durano tanto, sono tipo 2 ore circa di studio biblico condiviso dalla platea, eccetera, e a un certo punto vengo avvicinato da un anziano che mi dice: Marco, allora come va, come sta andando? E io gli dico: no, bene, è molto interessante, insomma. Sto scoprendo diverse cose, che effettivamente c'erano delle cose, insomma, che comunque non avevo colto. Quindi lui dice: sì, ma al di là del documentario, che cosa sta succedendo? Sta succedendo qualcosa in te? Allora rimango, capisco dove vuoi andare a parlare, e dico: ma dov'è Antonio, il mio co-sceneggiatore, che è sempre al mio fianco? Mi giro e vedo che a 7-8 metri c'è lui con un altro anziano con la Bibbia che gli sta. Vedo Antonio che con quest'uomo che gli allunga la Bibbia e lui che non la prende, no, questa scena. E allora praticamente, vabbè, ho detto qualcosa di circostanza, poi sono andato da Antonio e c'è stato questo siparietto troppo divertente con questo anziano che lo voleva convincere a fare uno studio biblico personalizzato, e c'era questa Bibbia che effettivamente sembrava, no? Se prendeva la Bibbia sembrava che accettasse, però sembrava pure un po' antipatico non prenderla sta Bibbia, perché effettivamente c'è una persona che ti offre qualcosa, per cui a un certo punto io ho preso sta Bibbia in mano, l'ho presa io perché mi sembrava molto sgradevole, antipatico il fatto che lui non la prendesse, però poi nel momento in cui l'ho presa ho sentito tutta la responsabilità di questa cosa qua, perché a un certo punto l'ho ridata a Antonio, quella scena proprio tutto il peppino. E poi alla fine lui la ridà all'anziano, insomma. Però diciamo che è stato chiaro che lì quella cosa ha sancito il fatto che, come dire, noi che temevamo, pensavamo che loro fossero spaventati dal fatto che noi potevamo raccontare i loro segreti, in realtà non erano assolutamente preoccupati di questo, ma eravamo semplicemente 2 persone e quindi valevamo, insomma, come possibili proseliti. E le reazioni dei testimoni, diciamo, noi ci siamo chiesti quali potevano essere, in realtà conoscendoli diciamo pensavamo che avrebbero avuto un basso profilo, e così è stato, nel senso che non c'erano, ovviamente noi ci siamo consultati con degli avvocati, eccetera, abbiamo fatto come si fa sempre in questi casi quando si fa un film, per capire se c'erano gli estremi per essere querelati, così. Pareva di no, anche perché eravamo ben documentati su quello che abbiamo raccontato. Poi il film non è che parla solo di non è che ricostruisce soltanto il mondo del sceneggiatore, sono tante scene che non riguardano questa cosa, però diciamo quelle che abbiamo raccontato le abbiamo raccontate. Siamo a posto con la coscienza, insomma, ecco, abbiamo fatto un buon lavoro di documentazione, e però sappiamo pure che loro in generale tengono un basso profilo, perché è una strategia per evitare appunto di fare buona pubblicità, che si vuole ritorcere contro, insomma. Quindi, e quindi quando si è saputo che andavamo a Venezia, io ho rilasciato, diciamo, su internet, sotto il trailer, si sono un po' scatenati per lì. E perché mi sono pure spaventato, ho detto: no, ma allora non è vero che hanno un basso profilo, che sono un po' aggressivi. Però poi ho scoperto che era soprattutto legata a internet questa cosa. Lì è il singolo che, se, diciamo, libero, in qualche maniera, neanche controllato, si vede dalla congregazione, e reagiva ad impulso. E poi una cosa curiosa che è accaduta è che io ho rilasciato delle interviste a dei giornali nazionali quando è stato detto che pubblicamente che il film andava a Venezia, mi hanno intervistato,
e quindi il primo Il Messaggero e poi qualche altro quotidiano, Repubblica, e poi ho saputo dai giornalisti che mi avevano intervistato che l'ufficio stampa dei testimoni di Geova li aveva contattati privatamente scrivendogli una lettera proprio al giornalista dove gli facevano tutta una serie di appunti su termini, cose che avevano scritto nell'intervista. Non se la prendevano tanto con me, anche perché io comunque, essendo documentato, utilizzo pure i termini, diciamo, giusti, coerenti con... invece i giornalisti, tipo, quando contestualizzavano l'intervista all'inizio, dicevano, che ne so, le rigide regole dei testimoni di Geova, no? Che io ho imparato che invece bisogna usare espressioni norme etiche, e quindi se la prendevano con loro e facevano questa lunghissima cosa, però non chiedevano di essere pubblicati, erano proprio delle lettere private. E poi ho saputo anche che gli altri avevano ricevuto la stessa cosa, perché semplicemente loro, secondo me, a me, cioè, hanno pensato, questo regista ha fatto un film, non è che fa tutta la vita film su testimoni di Geova. Invece i giornalisti interessano, perché i giornalisti poi sono giornalisti con cui continueranno a confrontarsi, ecco, quindi è un, diciamo, più reazioni di questo tipo. Ho saputo che c'era una specie di circolare nelle sale del Regno dove venivano invitate le persone a non vedere il film, però non hanno fatto i picchetti sotto casa, ecco. C'è qualche altra domanda? Sì, ecco. Non so, magari mi sento anche da qui. No. Vorrei sapere come vi è venuto in mente l'idea dello spaccio porta a porta. Cioè, quando lei appunto... Oddio. È molto divertente, quindi, però l'ho visto, ho detto, un video geniale. Probabilmente, non me lo ricordo esattamente il momento, l'attimo in cui l'abbiamo partorito, però è una idea vecchia, nel senso che quando abbiamo scritto la prima stesura del film c'era, diciamo, il film somiglia, la prima stesura di sceneggiatura somiglia molto al film che abbiamo girato, poi stesura dopo stesura abbiamo soprattutto lavorato sui personaggi, li abbiamo resi un po' più tridimensionali, però dal punto di vista narrativo, grosso modo, il film era quello e c'era questa cosa qua. Ma probabilmente è venuta associando proselitismo, religione, droga, che comunque erano le cose che lui era, uno spacciatore, eccetera, eccetera, quindi a un certo punto ci è stata questa idea assurda e l'abbiamo tenuta fino alla fine. Ancora una curiosità? Sì. Volevo solo dire, così mi ha colpito nel film il passaggio dove l'uomo del mondo che presentava la sua negatività, magari anche da un volto umano, ma comunque droga, spaccio, problematiche del genere. E poi l'altro aspetto, la donna del mondo, la cameriera che invece dà l'opportunità di riscatto a Giulia e quindi forse mostra un volto più umano della sua congregazione che, pur dichiarandosi disponibile ad aiutarla per la sua redenzione, in realtà lo faceva forse più in modo formale che di sostanza. La seconda parte è chiarissima, l'uomo del mondo è sfuggito. Nel senso che ho visto l'uomo del mondo, quindi il suo ragazzo, come l'aspetto, la parte, diciamo, pericolosa del mondo, quando dice forse non avevate tutti i torti a dire dovete stare e difendervi dal mondo. Lui rappresenta, come dire, il male. La cameriera invece rappresenta il bene, l'opportunità di riscatto, quindi l'ho interpretato, l'ho letto in questo modo e mi è sembrato un volto umano comunque alla fine del mondo. Allora, sì, i testimoni di Geova dicono sempre che nel mondo ci si può perdere e effettivamente è possibile perdersi, tant'è che io spesso dico che io sono d'accordo con loro su questo aspetto. Però penso pure che per un adolescente che cerca di diventare un adulto sia importante confrontarsi con quel mondo in cui
ti puoi perdere, però ti puoi o ti dovresti pure trovare, no? E l'ex testimone, la ragazza, sì, alla fine, come dire, Giulia va dall'unica persona che forse la capisce fino in fondo, perché condivide lo stesso conflitto. Le persone che fuoriuscite con cui ho parlato, e sono tante, anche perché sia prima di girare il film, ma sia poi dopo, perché spesso sono quelle che mi aspettano in sala, mi è successo in tutto il mondo questa cosa qua, cioè di ricevere, di solito non intervengono durante i dibattiti, anche se mi è successo recentemente, ma poi mi aspettano, per dire, anche perché ovviamente si è sparsa la voce che c'è questo film, che nel loro mondo, insomma, nel loro ex mondo, non è che tutti i giorni si fa un film su testimoni di Geova, e quindi mi è successo di parlare con ex testimoni ovunque, all'Olanda, a Francia, eccetera, eccetera. Ed è interessante perché tutti condividono lo stesso conflitto, che è quello di essere fuori, ma anche ancora dentro, in qualche modo, cioè c'è un'ambivalenza forte nei confronti del mondo che hanno lasciato, avevano delle motivazioni che l'hanno spinti fuori, ma allo stesso tempo c'è a volte addirittura nostalgia anche nei confronti di certi aspetti della vita di comunità, diciamo, e comunque c'è la netta sensazione che se tu per 20-30 anni sei stato un testimone di Geova, non è che il giorno dopo non lo sei più, e infatti questa per sempre probabilmente avrai questo problemino identitario, ed è una cosa che infatti noi abbiamo seminato, ovviamente c'erano problemi di economia narrativa per cui uno può semplicemente abbozzare certe cose, però il fatto che la ragazza va via, scappa dal testimone di Geova, però poi quando sta con lui nella casetta si fa un sacco di problemi per quello che riguarda il sesso, si veste in maniera per la serata e però non si sente se stessa, eccetera, su tutte cose, come dire, che servono a un po' accennare a questo tipo di problema che poi si porteranno dietro per sempre. E quindi ecco, alla fine lei va dall'unica che la capisce fino in fondo. E no, riguardo al discorso che invece facevi su la congregazione, come reagisce, eccetera, allora la congregazione reagisce in maniera durissima, quindi tutti gli amici ti tolgono il saluto e i parenti teoricamente non dovrebbero interrompere il rapporto sentimentale, diciamo affettivo, con i propri figli, fratelli, eccetera, ma soltanto quello spirituale, così dicono i testimoni di Geova, ma poi all'atto pratico queste famiglie si spaccano, sono lacerate da queste cose, e sono problemi che si portano avanti una vita, cioè se tu sei un ex testimone, cioè la famiglia testimoni, per quanto il rapporto si stabilizzi, loro cercheranno sempre di farti sentire il loro biasimo, e se non lo fanno loro, ci sarà la comunità che glielo ricorderà, perché così funziona, cioè se io sono un ex testimone, vado a casa dei miei genitori, spesso abbiamo un buon rapporto, i miei genitori testimoni, e a un certo punto qualcuno della congregazione gli dirà ai miei genitori, ma non gli vuoi bene a tuo figlio, che non gli ricordi che vive nel peccato, non ci tiene al fatto che lui possa tornare nella verità, no? E loro lo vedono in quel modo là, quindi per loro questa è un'estrema razio, ma per spingerti a tornare, quindi così loro la vedono. Insieme al dubbio, insomma, in questo senso... C'è... Sì, ecco. Grazie. Salve, io devo dire che il finale mi ha lasciato un po' perplessa, perché io immaginavo un altro percorso, un altro finale, nel senso
quando lui aspetta lei a tavola dopo che è andata a vedere il battesimo della sua sorella, io mi aspettavo che lei magari confessasse al suo ragazzo che voleva studiare, piuttosto che gli dicesse che non lo amava più. Ecco, come mai è andata così, piuttosto che cosa? Come mai non lo amava? Grazie. Diciamo che è una domanda questa che mi è stata posta più volte in realtà, perché effettivamente, è uno shock, diciamo, quel passaggio. Almeno per alcuni, soprattutto per esempio per i giovani, quando faccio le proiezioni con i giovani, di solito i giovani si concentrano tutti nella linea rosa, diciamo, del film, trascurando tutta la parte religiosa, per cui a un certo punto accusano lei, dicono ma lei è un egoista, lui ha fatto tutto per lei. E... No, ma io non lo dicevo per quello. No, capito, no, dico solo... Anzi, mi sembrava che tutto bene tra loro? Sì. Allora quindi lei è colpevole, quindi anche tu sei d'accordo. Diciamo che l'idea nostra è che lei sia stata probabilmente nel primo amore, questo libro per lei, tra l'altro per una ragazza vissuta, diciamo, sotto una campana di vetro, probabilmente si è innamorata sul serio, genuinamente. Quindi poi probabilmente, quindi in totale buona fede, si è lanciata su di lui, che però è effettivamente stato il catalizzatore, lo strumento di una rivoluzione esistenziale, e quindi poi alla fine forse lui era soprattutto questo, cioè era soprattutto uno strumento di, come ha detto una volta una persona in sala, un taxi, no? Cioè uno strumento per evadere. Un mezzo e non un fine. Esatto. E quindi forse, ecco, quindi diciamo questa è la nostra, quello che c'è dietro. Insomma. Poi uno si può chiedere, ma se lui non, diciamo, se quando una volta scappato con lei non si rimetteva nei casini, lei lo avrebbe amato o no? Secondo me probabilmente l'avrebbe amato. Sì, probabilmente sì. C'è un'ultimissima domanda che ti volevo fare. Tanto abbiamo parlato di scrittura e sono contento proprio perché tu prima dicevi un lavoro che in realtà condivido con un collega dai banchi di scuola, insomma, dal centro sperimentale. E devo dire che tanto siamo riusciti a sapere anche della fase di scrittura, ma per arrivare a vincere un Davide Donatello per la migliore regia, insomma il migliore esordiente regista, c'è anche tanto di messa in quadro, c'è anche tanto di regia, e onestamente ci sono tante trovate interessanti. Una in particolare mi incuriosisce, cioè sembra che da un punto di vista anche cromatico si attraversino dei mondi molto diversi, c'è quello, come dire, della lunanza, che è un mondo freddo, dei colori assolutamente asettici, grigi, molto chiari, ma un chiaro che disturba anche. Si entra nella stagione dell'amore e vuoi o non vuoi, anche per quel tipo di campagna, sono colori molto rossi, molto carichi, per poi arrivare invece in quella che è una scelta che prende lei e si va nel buio più totale a un certo punto. Ecco, non so se è una scelta ponderata di un regista, come dire, che anche attraverso l'elemento cromatico questo tipo di emozioni e di passaggi, come giustamente Maria diceva, di evoluzione, di crescita del personaggio, puoi ben rendere anche al cinema. Diciamo che nel dialogo del direttore della fotografia si parla di queste cose, certo, quindi si parla di... spesso arrivano anche delle proposte dal direttore della fotografia. Diciamo che c'è tutta... è tutto un insieme di cose che sono direzione della fotografia, regia e scenografia e costume, perché ovviamente nella sensazione anche cromatica che dà una scena,
ci sono anche, per dire, i costumi che sono importanti. Per esempio, per fare un esempio, a volte anche in un film che vuole essere realistico si fanno delle, come dire, magari non necessariamente si scende a patti col realismo, nel senso che ci sono delle scelte che non funzionano cinematograficamente, magari sono reali, però, per dire, per fare un esempio, nella sala del regno dove sono andato io, le donne erano vestite anche in maniera tanto molto eterogenea e a volte anche molto sgargiante, perché è un abbigliamento, gli uomini vabbè c'erano i loro abiti scuri, quindi bene o male erano tutti più o meno coerenti, e le donne c'erano questi abiti che erano quelli che noi, che un cattolico associa a una messa domenicale, o anche direi di più a un battesimo, ok, perché loro ci tengono molto quando vanno in adunanza a vestirsi bene, che è un abbigliamento diverso da quello che utilizzano quando vanno a fare proselitismo, che invece sono un po' meno eleganti. E, però per esempio lì io ho fatto una scelta con la costumista, abbiamo fatto un ragionamento e volevo lavorare su una palette di colori che non fosse troppo eterogenea, per cui le donne bene o male hanno certi colori, le abbiamo un po' spente queste donne, diciamo. E, ma perché appunto si scende a, nel senso che esiste la realtà, esiste il cinema, esiste il realismo e la sensazione di realismo che ti può dare una scena, o a volte invece una stilizzazione che è più necessaria per raccontare qualcosa. Quindi diciamo, questi sono tutti i ragionamenti che si fanno. E poi a volte bisogna dire anche che dal momento che il cinema di questo tipo, cioè cinema contemporaneo e soprattutto un cinema fatto con non tanti soldi, si gira pochissimo in teatro di posa, e dove il teatro di posa controlli tutto, e quindi comunque c'è anche la realtà che ti influenza. È chiaro che le luci le cambi, però cioè, se io venissi a girare qua, dentro la fotografia, la valutazione prima di tutto la fa su quello che c'è, poi dopo inizia a lavorarci sopra. Quindi a volte ci sono dei luoghi che magari avevano un'illuminazione, quelli che hai citato no, perché era un po' trasformata, però è anche la realtà che insomma si dialoga pure con la realtà, spesso vengono delle idee. Diciamo una cosa che non è casuale nel film sono tutte le finestre che ci sono tutti questi sguardi dall'alto, quella è una cosa che io ho chiesto alla scenografa, per cui sala del regno ci sono tutte ste vetrate, però non c'è mai una finestra verso l'esterno, no? Quindi ci sono tutte stanze che guardano altre stanze, nell'officina, e poi c'è nella sala del regno c'è quel luogo da sopra da cui lei vede il battesimo, il padre guarda lei durante il comitato giudiziario, e la stessa cosa per esempio in falegnameria, dove lei guarda Libero che sta sotto, eccetera. E questo perché mi piaceva dare un'idea di controllo, ma anche questa cosa dall'alto che è anche appunto sentire giudizio, no? E quindi queste qua per esempio sono scelte di regia che poi ovviamente vanno come dire, influenzano la scenografia. In quel caso quei luoghi sono veri, perché per esempio la falegnameria è una vera falegnameria, è stata scelta apposta perché c'aveva questa cosa qua, quando l'ho vista era così, tutto perfetta. Beh, la realtà influenza, però diciamo che una buona mano di regia non guasta, e in questo senso insomma credo che il percorso che il film sta facendo e continua a fare sia la dimostrazione. Ringraziamo Marco Danieli, ringrazio Maria Turchetto e gli amici dell'UAR, e vi diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti del Brian Festival. Grazie. Grazie.